Ragazzi, mi sembrava doveroso iniziare il video in questo modo. Innanzitutto per dirvi che sto bene, sono in Italia, non sono più in Brasile, perché appunto questa notte, guardando i notiziari, guardando internet, ho visto quello che sta succedendo a Rio de Janeiro. La pioggia sta portando via tutto. Ho visto portare via macchine, portare via case. Ho sentito già mia cugina per sapere se era tutto a posto, perché ho visto nelle zone proprio come Botafogo, Copacabana, Ipanema, tutte zone dove conosco bene, dove ci sono stato e dove ci sono stato recentemente, circa 2 settimane fa. Molti di voi non mi seguono su Instagram, quindi nei messaggi in privato, qui nei commenti dei video precedenti, mi state scrivendo: Razzo, tutto a posto? Ho visto quello che è successo, sta succedendo in Brasile in questo momento. Sei lì, stai bene, non stai bene? Sì, ragazzi, sono in Italia. Tutti questi video che sto facendo uscire sono stati registrati circa 2 settimane fa. Come penso tutti voi sappiate, io sono brasiliano, sono nato proprio a Rio de Janeiro e vedere i posti dove ho vissuto, i posti dove comunque ho visitato in determinate condizioni, veramente fa spavento, fa veramente tanto spavento. Sto vicino a tutti i brasiliani, a todos os cariocas. Cariocas, io sono carioca perché sono nato a Rio, tutti quelli nati a Rio sono carioca. Quindi sto vicino a tutte le famiglie, a tutte le vittime, perché ci sono state fino ad ora, se non sbaglio, circa 10 dispersi, no, 10 morti accertati e tanti dispersi, non so quanti. Vi auguro una buona visione, questo per farvi vedere Rio come era 2 settimane fa e poi andate a cercare Rio ora. Ciao ragazzi e benvenuti con noi, siamo di Brazzo Crew e oggi siamo qui in macchina a San Paolo al centro commerciale Interlagos, praticamente vicinissimo all'autodromo di Interlagos dove appunto corri da Formula 1. Sono andando a Rio, mi farò 6-7 ore di macchina, sono 640 e passa chilometri. Ho messo la GoPro qui, sto andando a vedere un amico italiano che sta lì, gli farò vedere Rio, però c'ho paura di Rio, sinceramente c'ho veramente paura, che Rio è diventato pericolosissimo, quindi starò molto molto attento. Se non siete ancora iscritti al canale, premete la campanellina qua sotto, ragazzi, perché è importantissima, così non vi perderete nessun altro vlog in Brasile. Raga, allora andiamo, dai, vi faccio vedere un po' del viaggio. Il tempo fa cagare, fa schifo, San Paolo piove da 3 giorni. 7 ore e 54 minuti, arriverò alle 9 di sera praticamente lì. Allora, mi devo trovare un autogrill, inizia a venirmi sonno e mancano ancora 450 km, quindi io devo accostarmi assolutamente in un posto di andare in servizio. Però che palle, che sonno. Adesso mi devo fermare per forza. Per ritrovare un senso, ho sempre scritto forse per sentirmi meno solo. In quelle sere dove il cielo ti prende per mano, ormai il piano è di sassi, io ho perso voli, io ho perso treni. Guarda che figata sto coso, sto ristorante, che cos'è? Allora, sono arrivato in un'area di servizio, lanchonetti, ristoranti. E mi vado al bagno un attimo che mi sto a fa sotto. Mangio qualcosa di corsa, anche se non ho proprio fame. Allora, ho preso un po' di cose da mangiare, un caffè brasileiro e via, ciao. La dicevo prima, mi sono fermato un attimo per mangiare, no, piuttosto per prendere un caffè, perché ho mangiato al McDonald's oggi insieme a mio cugino. Questo qui per me è tipo oro, si chiama Fandangos. E questo Fandangos non esiste in Italia. Delle patatine di mais al gusto di prosciutto, c'è scritto. Ma sono troppo buoni, non esistono in Italia. Io impazzisco ogni volta che torno in Brasile o viene qualcuno e lo faccio portare, tipo le buste proprio. Infatti ho una valigia vuota dove la riempierò. Poi ho preso una bottiglietta di Guaraná Antarctica e poi ho preso delle cose tipo una sfiha, vi ricordate la sfiha? Roba per mangiare durante il viaggio perché manca ancora un botto. Eccolo, sfiha. Questa è la sfiha, quella che ho insegnato anche a farla nel video, l'ho comprata. Inizio a scendere la serra.
Guarda che figata davanti, adesso mi giro la telecamera, si vedrà. Sì. Madonna, che c'è radar. Siamo sulle nuvole, ecco perché il tempo è brutto e piove. Guarda le nuvole, che figata. Sono altissimo. Per farvi capire San Paolo quanto è alto, perché piove sempre. Ragazzi, viaggio infinito, infinito. Mancano 245 km, mi dici 3 ore e 30 minuti. E nel frattempo piove, guardate, faccio solo così, intanto sto con tutte e due le mani sul volante, però ve lo faccio vedere così. Guarda che roba. Sono stanco, ragazzi. Sono stanchissimo. Mi stanno facendo fare una strada assurda. Tipo 150 km appena esci dall'autostrada, di strada tipo statale, piena di buche, piena di traffico, doppio senso. Ma una cosa clamorosa, guarda, 150 km, ne ho fatti soltanto 30 e mancano 121 km per la bellezza di un'ora e 45. Mamma mia, muoio. Cioè, così. Come faccio a fare 120 km così? Mamma mia, a parte che non sto andando a Rio, sto andando a un'ora e qualcosa da Rio, quindi ho allungato ancora di più. Comunque per un totale di 8 ore di viaggio. Mi sono fermato una volta soltanto e una volta ho messo benzina senza scendere dalla macchina. Sono arrivato qui in una lancionecce, che sarebbe praticamente una specie di baretto dove si può, una specie di pub dove si mangia qualcosa, anche ristorante, però mi fermo al volo, sono a 70 km, sono quasi arrivato. Ho preso una cosa che mi piace troppo e ve l'ho fatto già vedere nel video dell'anno scorso, o magari soltanto su Instagram. Questo si chiama pastel. Volevo insegnarvi a farlo anche sul canale. Lasciate un like, un commento se volete che ve lo insegni. Dentro ci può essere la carne macinata, oppure ci può essere il pollo sfilacciato. Qui in questo caso qua c'è carne secca e attenti, soltanto formaggio. Questa aranciata è proprio arancio, 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 e c'è proprio un altro sapore dall'aranciata, dall'aranciata quella italiana. E secondo me è più buona, c'è un po' più di colorante, però guarda che occhi che ho, madonna, sto a morire. Sono arrivato al Arraial do Cabo. Ragazzi, sono arrivato, 8 ore ci ho messo. Guardalo, grande, c'è sta anche Stefano, grande. Poi abbiamo due amiche. No, nome? Cielo. Allora. E niente, siamo arrivati adesso, ragazzi, mi hanno dato già la stanza. Non ho mai dormito dentro una stanza insieme ad altre persone. E oggi farò sentire il mio russare. No, veramente. Guarda, è fighissimo qua sopra, vedi, sono tutte le stanze. Poi vi faccio vedere la stanza dove dormirò oggi e domani. Poi domani mare. Allora, siamo usciti un attimo, adesso andiamo a vedere la movida brasileira qui a Cabo Frio. Brasileira! Guarda qui, ho. Praias dos Anjos. Guarda dove cacchio dormo oggi. Lì c'è l'armadietto mio. Dormo qua. Mamma mia. Non ho mai fatto. Dentro un ostello. Buonanotte, ragazzi. Ci vediamo domani. Non so come sarà l'audio di questo, però va bene così. Stiamo facendo colazione e qua Stefano ieri ha bevuto un po' di caipirinha, però è stato tranquillo, dai. Tranquillo, no? Valeu. Né? Sborobo. Andiamo? Vamos? Oh, non cedo più. Oh, è fredda. Oh,
Allora, l'audio sicuramente sarà quello che sarà. Oggi c'è il sole, l'acqua è bella. Comunque domani mattina si va proprio a Rio, perché qua sta un po' fuori Rio. Oh, formaggio, frango, sarebbe pollo, tutto qua. Facciamo subito. Sono ancora al mare, dobbiamo assolutamente, assolutamente andare a mangiare perché c'è una fame assurda, regà, troppo bello, guarda il mare, clamoroso. Domani si va a Rio, come ho detto prima. Mi sono bruciato, cazzarola. Mi sono bruciato, cacchio, cacchio. E mo? Ecco la macchina che ho affittato. Questa è una Ford Ka, però dietro è lunga. È così. Siamo venuti a vedere adesso il tramonto. E poi c'è una spiaggia proprio qua vicino casa. Cioè, assurdo. Guarda che siamo messo da Juve. E niente. Guarda che spiaggia lunghissima, raga. Guarda che spettacolo. Raga, mi sono ustionato. Mi sono ustionato tutto. Che deficiente. Bello qua, guarda. My God.